Ciao a tutti da Banditi Spi, ben ritrovati. Oggi un video dedicato all'ultima uscita di Zagor, Sangue Kiowa, che ho qui tra le mie mani. E io l'ho già letto tutto, acquistato ieri, già letto, e volevo dirvi qualcosa, due parole, di trama senza spoilerare troppo. La copertina molto bella, ecco, ve la faccio vedere bene. Prezzo di copertina, il solito prezzo 3,90, il solito prezzo di copertina. Vi leggo due o tre dati tecnici della sceneggiatura. Sceneggiatura di Jacopo Rauch, disegni di Giovito Nuccio e copertina di Alessandro Piccinelli. Ve la faccio vedere ancora. Molto bella questa copertina. A me, sinceramente, questa copertina piace molto. Poi vediamo allora l'interno. Beh, il solito, prima che inizia il fumetto, c'è qui dove c'è il titolo, frontespizio. Qui c'è il 706 che uscirà poi la copertina del 706, uscirà il prossimo mese. E sempre prima di iniziare, eccola qui la prima tavola del fumetto, questa qui, e qui c'è la solita pagina dedicata appunto alle notizie, tamburi di Darkwood. Che ci sono notizie, per esempio, di nuove uscite, libri dedicati al mondo di Zagor e pubblicano sempre dei messaggi mandati dai lettori. Eccoli. Questa è una rubrica che trovate sempre all'interno in ogni numero di Zagor. E qui poi alla fine, ecco, qui c'è la pubblicità di un'uscita, ecco, di una versione speciale appunto Zagor, Maxi Zagor, 288 pagine, che trovate in edicola dal 22 gennaio. Qui sono 288 pagine, sono più di un racconto, ecco, se siete interessati che non collezionate, per esempio questi qui, vi piace magari acquistare delle avventure complete, potete acquistare queste raccolte che trovate sempre in edicola di Zago. E qui dietro la pubblicità, come vi avevo già fatto vedere, io avevo preso questo che era uscito la settimana scorsa, il primo. Questi sono la versione con copertina rigida. Escono tutte le settimane, sono tutte a colori, però vi ricordo che non è che ogni volume c'è una storia completa, c'è sempre il continuo, quindi se voi iniziate, che volete sapere insomma la storia come va, dovete acquistarli tutti. Li trovate in edicola anche questi, tutte le settimane, 6,90 euro. Quindi chi è interessato, questa era la prima che era a prezzo speciale e queste sono le prossime uscite. Veniamo adesso alla trama, non vi dirò molto perché non voglio spoilerare troppo. Il protagonista è questo capo dei Kiowa, si chiama Wintersnake, l'abbiamo già visto in altre avventure di Zagor. Chi come me ha letto Zagor per anni si ricorda di questo personaggio che era uscito fuori più di una volta e addirittura in un episodio c'era stato uno scontro duro tra Zagor e lui. E poi dopo sono diventati amici. Wintersnake decide di testa sua di assassinare un senatore che è ospite in un forte, decide di sua iniziativa di andare lì per assassinare questo senatore, si intrufola in questo forte
Ovviamente non riesce nel suo intento, viene catturato e a quanto pare voleva farlo per vendetta. Viene avvisato Zago di questo fatto, Zago si precipita sul posto ed evita addirittura uno scontro a fuoco tra la tribù dei Kiowa e i soldati del forte. Quando lui arriva, però, Winter Snake, seppur ammanettato e tutto, riesce con uno stratagemma a sfuggire. Ovviamente Zago dovrà mettersi alle calcagna di Winter per riprenderlo e per capire i veri motivi per cui lui voleva assassinare questo senatore. Ma a quanto pare c'è ben altro, cioè non è solo una vendetta, ma c'è qualcosa di più. Non vi dico altro perché sennò ci sarebbe troppo spoiler. Se vi interessa, vi piace un po' questa trama, vuol dire qualcosa, acquistate l'ultimo numero di Zago, 705, che trovate in edicola adesso. E Sangue di Kaiwa e leggetelo per sapere appunto com'è questo episodio. Vi assicuro che lo troverete molto ma molto interessante. Prima di concludere, questo è diciamo un extra. Oggi sono andato in un negozio che vende parecchi fumetti usati. E tra l'altro, a quanto pare chiuderà tra qualche mese sto negozio e mi ha detto che se mi interessano dei fumetti di insomma fare una lista che lui mi può fare anche un prezzo non dico buono ma buonissimo, quasi a prezzo basta che li porto via. Ho trovato questo numero, il 502 di Tex. Eccolo, una trappola per Carson dove c'è Mephisto, che Mephisto è diciamo il nemico numero uno di Tex. Ho trovato questo che mi mancava. Spero di trovare poi gli altri numeri, ma non lo so. Il 503 purtroppo non c'era, che era il seguito di questo. Spero poi di trovarlo. Intanto 502, io fino al 501 l'avevo. Poi non avevo più acquistato Tex, però intanto ho trovato questo qui, 502. Poi ho trovato questo che non avevo, il 551 di Zago, tutto colori, che sarebbe il numero 500, però 551 perché ha la numerazione tenendo la numerazione delle prime strisce che uscivano. Questo è tutto colori, magia indiana. Faccio vedere, questo è tutto colori. Questo qui mi mancava e sono riuscito ad acquistarlo per 1 euro. Ecco. Quindi è stato, diciamo, un ottimo acquisto. Magia indiana. Ecco, questo qui mi mancava proprio. E poi ho trovato, siccome io collezionavo anche i numeri dedicati alle avventure di Chico, questo qui non l'avevo, Fanta Chico, ecco, dove c'è Chico che qui in versione astronauta, sono curioso di leggerlo perché ero uno dei, ecco, guardate, questa è la prima pagina. Cioè, ho sempre trovato molto divertente Chico come personaggio. E questo qui, un numero, non lo avevo, ne ho altri, ma questo proprio non l'avevo. Anche questo, 1 euro, 1200 lire costava quando c'era la lira. Fanta Chico. Vi do appuntamento a domani per un nuovo video. Ci sarà una sorpresa e non vi anticipo nulla. Grazie per la visione, alla prossima qui nel mio canale. Ciao!